Ciao ragazze e ragazzi, non ci crederete, ma sono qua. Ebbene sì, ho avuto l'influenza strapresa sempre, quindi una cosa e l'altra accumulata. È stato un ok di quelli giganteschi. Non sono ancora a posto completamente. Grazie a Dio non era Covid, facciamoci le stracorna. E niente, allora io ho veramente... Per tirarmi sul morale, io sono stata proprio a casa. Infatti adesso mia mamma non sta bene, mia sorella non sta bene, influenzate anche loro, nonostante non dicono che non è la influenza che dovrà arrivare. Perché infatti mia mamma e mia sorella sono anche vaccinate. Vabbè. Questo è un discorso a parte. Allora, io ho ordinato un po' di cose. Le mie figlie l'hanno passata a me. Loro, grazie a Dio, ora stanno meglio, stanno bene. E io cosa ho fatto? Ho fatto ordinare. Che non so neanche ordinare, io sono una schiappa in tutto. O quasi. Bene, questa ve l'avevo mostrata, Nabla, e l'adoro, sono stata una settimana senza toccarmi. Ah. Piangevo, no, scherzo, però mi è dispiaciuto. Sapete quanto io ami il make-up. Allora, di Sheglam ieri mi è arrivata con mia figlia questa palettina che io non la consiglio a tutti, ma di più. Io ho preso quella nude, hanno fatto, vedete, calamitato una cosa geniale. Ma la scrivenza di questi prodotti? Mamma mia, io sono quasi rimasta esterrefatta. Ammappate. È una palette che costa pochissimo e vale tantissimo, ragazze, vale veramente tanto. Tanto, tanto, tanto. E poi ha un packaging così grazioso. Questo puzzle, ma che bello è. Questa è la nude. Ce n'era, mi sembra un'altra quando l'ho ordinata, non me lo ricordo. Ma questa è veramente bella, bella, bella. Ed è arrivata ieri questa. Poi su Amazon ho voluto acquistare questa qua che ho trovato a proprio scusate. A pochissimo la Spice e la colorazione che ha questa è incartonato, non ha specchio, ma anche questa è una roba da shock. Questa è da shock proprio. Qualsiasi colore tocchi, non vi dico questo che sono i glitter pressati perché mi sporcherei, cioè è bello vivo e si vede. E siccome adesso è in vigore quella di Huda, no, Natasha di nome, ho detto io l'ho trovata su Amazon a 9,99 se non vado errata. Ho detto boh, io prendo quella. Poi da NYX ci sono queste natalizie. Sono molto carine e ultimate e niente, questa qua è molto molto bella. L'ho solo swatchata qualcuna perché poi mi sono ammalata e niente, non avevo certo voglia di swatchare palette o quant'altro. Comunque merita molto, eh? A mio avviso merita molto. È molto scrivente anche questa perché NYX è molto professional e poi ha questo colore, vedete com'è? Bello. Adesso io ho fatto un paciugone, però merita tantissimo. Ora guardate sul sito NYX palette natalizie, esce quella sicura.
passiamo a Wycon. Che dire di Wycon? Sono sincera, non c'è paragone con la Kiko. La collezione natalizia, a parte il packaging è molto molto bella, ma i quad sono dei veri quad. Oh, penso che a me non erano piaciuti i quad, ma lo vogliamo dire? Ma ne vogliamo parlare? Io questa, mamma mia, è strabella. Poi mi sembra che ce n'erano altre due o tre. Questa è la numero, parti qua, 02, mauve. È 02 mauve. Queste, per me, poi c'era le solite lunghina, ma sono stata attratta da questa qua e appena andrà in saldo ne prenderò un'altra uguale perché questo qua è fantastico. Comunque c'era veramente, era ben assortita come proprio collezione. Ho acquistato anche questo pennello bellissimo per tutto. Secondo me ero trovata bene l'anno, un po' di anni fa con i pennelli di Wycon, ho voluto acquistare questo qua. Poi ho acquistato lo 01 come tinta labbra, penso sia una tinta, non vorrei dire una sciocchezza, però penso sia una tinta. È bellissimo lo 01. A chi piace, a me piace. Guardate che bello. Questi sono i miei colori caldi e un po' particolari. Poi ho acquistato nella stessa collezione queste matite stratosferiche, colori ultra sottili. E ho questo verde, bello. C'era anche il blu, che ero attratta, ero indecisa tra il verde e il blu, però ho preso il verde, che è la numero, comunque ce n'è una sola di questo verde, scusate, ce n'è una sola di questo verde e deve essere, ma io vi ho portati gli occhiali, no, allora deve essere lo, uè. Sì, ma neanche la cassiera mi sa che riusciva a vedere. Zero, no, non si vede niente, ragazzi. È stra in piccoli, comunque, tranquilla, collezione nuova. Verde ce n'è una sola. Ma qua ne ho preso un altro, eh. Vuoi dire che mi sono letteralmente, l'ho imboscato da qualche parte, mi sa che ho preso anche l'ombretto. Ah, gli ho messi. Ho preso l'ombretto che vi mostrerò un altro giorno perché a me piace tantissimo quel duo. Aveva delle colorazioni spettacolari. E niente, la trovo molto meglio di Kiko. Sì, e poi ha dei blush meravigliosi, duo, uno in crema, a confezione da due, c'è in crema e in polvere, uno meglio dell'altro, gli correttori, cioè c'era tanto, tante cose, tante e belle, di qualità, di qualità. Allora, niente. Allora, infatti questo era quello che io utilizzo tutti i giorni ed era quello della collezione vecchia, mi sembra l'anno scorso, 2 anni fa, boh, non ricordo. Poi, cosa ho preso? Da Sephora ci sono di Fenty Beauty le confezioni natalizie. Non potevo non prenderla. Sui siti si fa fatica a trovarli. Da Sephora,
avevo trovate, ce n'erano tre e poi due, sono singole e non le vendono. Penso che sia la novità natalizia perché non c'è sfuso ed è questa sorta di colore che ho anche indossato un po', che è troppo troppo bello. Vedete? Guardate, non sembra così bello, ma non si nota. Comunque garantisco che è fantastico, lo vedete da qua, no? È stratosferico, strato, strato. Se lo trovate costa 19, mi sembra, non mi ricordo. Come anche regalino natalizio per me questo. E poi la profumazione è ottima. Passiamo dalla Ferragni. Ferragni. È uscita la collezione nuova che io ho preso questo cofanetto, il numero 9, quello blu fuori, ed è questa sorta di rossetto e matita stupefacente che io ho e sto utilizzando tutti i giorni. Tutti i giorni. Allora, tre, due, perché da ieri che sono uscita, non ero più uscita, quindi vi garantisco che la debolezza ha regnato sovrana. E questo è il kit numero 09, bellissimo secondo me. Poi ho voluto prendere il blush perché, ecco perché non ho preso quello di Wycon, perché gli assomiglia parecchio. Vedete queste sfaccettature ed è quello che ho utilizzato oggi, ma trovo che sia, mamma mia, questo è veramente bello per me. Merita, merita, merita. E questo è quello nuovo uscito, lo 02. Basta, io di Ferragni, a parte dei regali che ho fatto mia sorella e mio nipote, per il resto non si può dire. Poi, Shein, Shiglam, oltre a quelle, mi sono confusa, dimenticata, avevo ordinato questi, questo da solo e questi è un kit super che è arrivato ieri con la mia palettina. Questa è una matita che metterò qua perché sennò non ho più spazio. Occhi, guardate. Bella è bellissima, non l'ho utilizzata ancora, l'ho solo sbocciata ed è bellissima. Questa è la numero. Crayon. La Franche Zeus e crayon de precision. Non c'è il numero, mi spiace. Comunque, ed è questo colore, se cercate matite occhi lo trovate subito. E questa è la stessa marca, lo stesso stile, perché il brand è lo stesso. C'è questa tinta labbra che quando l'ho sbocciata ieri sera ho detto, porca miseria ragazzi, che meraviglia, eh? Parliamone. Di qua c'è l'olietto che non so se utilizzerò. È in odore l'ogliettino.
vedete? E la matita, un portento sta matita come quella occhi e labbra, bella, bellissimo questo, aspettate, eh. Veramente questo kit è veramente bello, occhi e bocca. Sono anche belli come packaging ed è la stessa linea della palette. Oppala! La stessa linea. Quindi, non si sbaglia. Allora, ho riesumato questo qua. L'avevo acquistato, se non vado errato, da... Vedete che è rosato? A me piace troppo questo. Ve l'avevo già mostrato a suo tempo, vedete? E l'avevo mostrato, applicato. Acquistato, mi sembra... Ah sì, Vivienne. È quello che avevo acquistato da Primor. Questo brand di Vivienne. E vabbè, non so, scusate, non voglio infierire. Comunque questo è tutto quello che ho acquistato. Mi sembra che non sia poco. Però. Da NYX avevo acquistato queste due lingerie, che sono due tinte labbra e anche rimpolpanti. Stupende, questa è la colorazione numero 9, non lo so, ma perché le fanno così? Io dico, signore mio. È lo 02 ed è questo tipo malva. E quello che dicono sia virale su TikTok, che io non ce l'ho, è questa colorazione ed è lo 12 02 e 12. Queste qua pizzicano un pochettino, ma poco la roba. Ma sono confortevolissime e durano tutto il giorno. Niente, questo è davvero tutto. Mi scuso per l'assenza e si vedrà, insomma. Un bacione grande.